Sapphire è stata sempre conosciuta come leader nelle produzioni di schede grafiche e su base ex-ATI, adesso AMD Radeon, ed è uno storico partner di AMD. Sta differenziando la propria gamma di prodotto presentando una serie di, parliamo proprio di serie di nuovi NetTop mini PC, partendo da quello che attualmente è il top della tecnologia per quanto riguarda il rapporto prezzo prestazioni, con un mini PC che in questo momento è il più piccolo con questa tecnologia attualmente in commercio, con un NetTop dotato al top delle prestazioni al momento, dotato di Intel Atom D510 con la Nvidia Ion 2. È un PC completo dotato di tutto quanto quello può servire per utilizzare in ambiente professionale. È dotato di HDMI di uscita VGA, di porta LAN, gigabit LAN, due USB e in-out audio. Dal consumo estremamente ridotto, consuma 22 watt, quindi è pensato ed è ottimo anche in ambiente professionale, in ambiente pubblico, dove si stia attenti al risparmio energetico e attenti anche all'occupazione di spazio e alle dimensioni. Quindi un PC che può essere utilizzato sia accanto a un televisore in casa che in ambiente professionale. Sempre restando su prodotti che siano di piccole dimensioni ma di ottime prestazioni, e ritornando nell'ambiente, in ambiente AMD, AMD sta presentando una nuova linea di processori AMD Fusion che integrano CPU e GPU, quindi elaborazione e grafica sullo stesso chip, che consente di avere schede mini TX, quindi di dimensioni estremamente ridotte, con però buone prestazioni, e anche sia per ambito home che per ambito professionale. È una scheda comunque completa che utilizza memorie SODIMM, quindi di buone prestazioni, ha una mini PCI per connetterci il wifi o il sintonizzatore TV, e è dotata di tutte le connessioni, di tutte le features che attualmente possono servire. Partiamo dall'HDMI, DVI, VGA, USB 3.0 di terza generazione, USB 2, USB 2, USB 3,